La povera giovane infallì. La signora, per incurarla, le disse: Lia, preghiamo il Signore che lo protegga e lo faccia tornare sano e salvo. Io sono sua madre, mio figlio è innamorato di te e quando tornerà ti vuole sposare. Sì, preghiamo per lui, aggiunse Lia, e voi pregate per me. Dopo un po' la donna l'abbracciò e si allontanò. Lia rimase a piangere da sola. Dopo qualche mese gli alleati entrarono a Roma, i tedeschi si ritirarono più a nord e gli sfollati cominciarono a lasciare il campo greca. Prima della smobilitazione la giovane si recò all'accampamento della madre di Paolo e le diede il proprio recapito. Poi, tra tante difficoltà, Lia si prodigò per far rientrare i propri suoceri al loro paese, ricominciando il menage familiare. Dopo alcuni mesi decise di confidarsi con la suocera. Mamma, ti devo confidare una cosa importante e delicata. Ti prego di ascoltarmi sino alla fine, senza interrompermi, e dopo mi dirai tutto quello che vorrai. Che è successo? Disse la suocera allarmata. Mamma, ti prego, se mi interrompi non riuscirò a dirti nulla. Va bene, figlia mia, dimmi. Ricordi quando sono stata andata a mietere il grano e c'è stato il bombardamento e la sera non sono rientrata? Un giovane, rischiando la propria vita, è venuto a cercarmi, portandomi al riparo. Sono rinvenuta quando era già buio e non sono potuta rientrare al campo. Lui è restato tutta la notte a vegliarmi e a darmi coraggio. Ci siamo rivisti perché si è innamorato di me e io di lui. So che è una pazzia, ma la vita che facciamo è forse normale. Ci siamo amati ed ora aspetto un bimbo da lui. I tedeschi l'hanno portato in Germania e non so se quando tornerà. Si chiama Paolo, anche lui. Io ho deciso di andarmene prima che la gente si accorga del mio stato. Così nessuno saprà nulla e voi non dovrete sopportare l'onta del mio comportamento. Vi dimenticherete di me e di quello che è il destino che mi ha giocato. La suocera guardò la giovane donna che l'aveva rispettata ed aiutata come avrebbe fatto con la propria mamma. Guardò quel ventre appena pronunciato, dove Lia proteggeva la propria creatura, e poi pensò al proprio figlio, di cui non aveva notizie da oltre 2 anni, pregustando la gioia che avrebbe portato quel bimbo nella sua casa. Abbracciò la futura mamma e tra le lacrime rispose: figlia mia, tu stai a casa tua, non devi andare altrove. Mamma, grazie, ti voglio bene, non dimenticherò mai questo momento. E ti darò tutto il bene che avrei dato alla mia mamma se il Signore non me l'avesse portata via quando ero ancora bambina. Le due donne restarono a lungo abbracciate, piangendo. Dopo un paio d'anni tornò dall'Africa anche il marito di Lia e, trovando quel bambino che lui non aveva lasciato, ordinò alla moglie di lasciare quella casa. La giovane mamma pose nella valigia le poche cose e quelle del suo bambino e stava per varcare l'uscio. Ma la suocera le sbarrò la strada e le ripeté: Lia, ti ho già detto che questa è casa tua e non permetterò a nessuno di scacciarti. Poi chiamò il proprio figlio di sparte e gli disse: tu non hai alcun diritto di buttare fuori tua moglie. Durante tutti questi anni lei ha fatto per noi più di una figlia. Prima di partire l'hai voluto sposarla. Che le hai dato tu? Dolore e solitudine. Di te nessuno più ha saputo nulla. Queste sono le conseguenze della guerra di cui siamo tutti vittime, ma grazie a Dio siamo sopravvissuti. Un altro le ha salvato la vita, rischiando la propria, l'amata, e le ha dato un figlio. Il padre del bambino l'hanno portato in Germania, da dove non tornerà più, perché è morto. Io l'ho saputo, ma non ho avuto la forza di dirlo a lei. Ora va, chiedile perdono e se ti vuole diventerete una famiglia e tu sarai il papà di un bimbo, anche lui vittima della maledetta guerra. L'uomo se ne andò da casa. Lia, ritenendosi in colpa e non volendo che l'altra mamma perdesse nuovamente quel figlio che aveva atteso per 10 anni, volle parlarle da madre con il cuore. Mamma, io ti ringrazio per tutto, vi voglio bene, ma ho deciso di andare via. Tu non puoi perdere tuo figlio, lui deve tornare da voi, ha tutto il diritto di cacciarmi da casa. Io gli voglio ancora bene, ma è giusto che esca dalla sua vita. Il destino ci ha giocato un brutto scherzo, ti
ti prego di chiedergli perdono per conto mio. Io non ce la faccio a guardare in faccia e a sopportare l'umiliazione che meriterei. Lui è tuo figlio e tu non puoi stare lontano, ora che è tornato. Come io non potrei stare lontano dal mio. Devo vivere per mio figlio. Non è colpa sua di essere venuto al mondo. Egli ha solo me, perché ho perso anche la speranza che il padre torni. La giovane, strozzata dal pianto, non riuscì a proseguire. Nello stesso momento Paolo stava tornando a casa. Stava per bussare quando dalla finestra della camera al piano terra le prime parole di Lia restano in silenzio per tutto il tempo ad ascoltare. Fu toccato dalla sincera confessione della moglie e il suo animo mutò. Bussò e quando la giovane donna andò ad aprire, lui le prese le mani nelle sue dicendole: perdonami Lia, anch'io ti amo, sono sopravvissuta alla guerra e ho superato l'inferno della prigionia pensando a te e a contare i giorni, sperando di poterti riabbracciare. Lia, vogliamo riprendere la nostra vita da dove l'abbiamo lasciata. Dagli occhi della donna sgorgavano lacrime e rivoli, senza riuscire a parlare. Resta in questa casa e insieme cresceremo nostro figlio, la supplicò l'uomo. La donna chiuse gli occhi e si abbandonò tra le braccia dell'uomo che l'aveva portata all'altare. Che vorrei sdrammatizzare un po' la situazione, che sono qua le lacrime, sono tutti commossi. Volevo chiedere a Bruno, ma tu dove stavi? Come pensi di tutto quello che è successo la notte tra Paolo e Mia? Scusa, io conosco gli autori di questo, diciamo, dramma e l'abbiamo saputo. Non sono i nomi veri, perché se pagava se pronuncio un nome lo sanno tutti. Quindi l'episodio è vero che questi sono rimessi insieme. È un romanzato. Ovviamente una storia la puoi scrivere in tanti modi, quindi non posso andare oltre, perché direi qualche altra parola che allora finirebbe per capirsi chi sono questi, anche se sono morti adesso. Allora continuiamo adesso perché con delle poesie, perché questo libro a conclusione porta anche alcune poesie, perché dovete sapere che Bruno, oltre a scrittore e attore, abbiamo detto, è anche un poeta, e quindi ci sono alcune poesie che adesso vorrei far leggere. E per finire ci saranno anche altre poesie brevi delle soci del centro che leggeranno subito dopo. Penso che 10 minuti e poi avremo concluso. Prego, forza Anna, e venite entrambe, Anna e Beatrice. Ecco, si preparano pure le altre. Allora, sempre di Bruno Marricco, logicamente, figlio di un dio minore. Perché fingi di non vedermi passando di accanto? Forse l'involucro che racchiude il mio cuore ti fa paura? Sempre qui ho vissuto da quando venni alla luce. Invece io ti guardo, non sono invidioso di te, e ringrazio io Dio per non averti fatto come me. Ringraziarlo voglio per te. Tu non lo fai perché non sai quale dono ha fatto Dio a te, a non farti come me. Ti guardo quando mi passi vicino, quando vai via, quando felice sorrido agli amici. Guardo il cielo e ringrazio Dio per te. Lo faccio perché tu non sei come me. Spesso tu scruti il mio deforme corpo, ma tu non trovi il coraggio di incontrare il mio sguardo. C'è un cuore in questa deforme corazza che palpita e ama anche te.
quando ero io piccino, non vedevano diverso il mio corpo. Altri bimbi giocavano con me. Avevo anche io sogni e progetti, ma svanirono in fretta. Vorrei come le rondine volare in cielo. Non ho le ali. Volo con la fantasia perché voglio scoprire lì di lontano, più vicini a Dio. Correre vorrei nei prati come gazzelle, ma le mie gracili gambe non reggono il peso. Mi muovo in questa Ferrari a tre ruote. Vedo gli altri salire sagrati per andare a pregare, ma là, ire, io non posso. Non sono invidioso, perché Dio è con me. Passando leggo nei tuoi occhi che non sei felice, eppure fratello mio, il creatore t'ha fatto perfetto, ha dato a te ciò che manca a me, prestanza e bellezza. Se mi passi accanto, guardami, fermati, parlami, non far finta di niente, potrai capire quel che hai più di me e ringraziare tu Dio perché non t'ha fatto come me. Io non sarò invidioso di te, perché in te vedrò quando si appella l'opera del nostro creatore. Fermati, guardami, parlami, sarai felice tu e farai felice me. Sarebbe tanto bello se per una volta tu mi facessi sentire tuo fratello. Grazie.